Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di cani e persone, cani. Riflettevo ieri, oggi, anzi stamattina, mi si è illuminata una lampadina. Perché molte persone, soprattutto negli ultimi tempi, amano i cani, parlare con i cani, stare con i cani piuttosto che con le persone, anche con i propri figli, il proprio marito, la propria moglie? Perché? Perché il cane ti dice sempre di sì, perché il cane non si ribella mai, perché il cane ti lecca la manina, ok? Perché succede questo? Analizziamo il passato negativo della tua famiglia, della tua personalità, del tuo subconsciente, perché dire personalità, dire passato, significa dire pilota automatico, subconsciente, l'hard disk, la memoria profonda, la RAM, chiamiamola come vogliamo se sei un intenditore di informatica. Che succede? Che se io da piccolo, parlo di me, ho avuto un papà che non voleva parlare, che non voleva sentire o ascoltare nessuno la mattina, che si svegliava imprecando contro la vita, contro l'universo, contro le nuvole, contro la grandine, contro la pioggia, contro il sole, eccetera, eccetera. Sempre burbero, o più di burbero. Oppure se io non accettavo mai il confronto, perché sapevo tutto, perché sono stato accanto magari a degli amici o accanto a parenti, conoscenti, ma anche al terzo genitore che è la TV oggigiorno da 40 anni a sta parte, che i quali mi hanno colpito, mi hanno impresso come un brand. Brand significa marchio, come le vacche, le mucche. Brand significa un marchio a fuoco. In Irlanda si metteva sto marchio sulle vacche che si chiamava in irlandese brand, da cui poi il brand, le griff, no, le marche, per distinguere le proprie vacche da quelle degli altri. Quindi così funziona il nostro subconsciente. A 3 mesi dalla pancia della mamma, quando il cervello è formato, inizia a registrare, registra oggi, registra domani, diventano convinzioni, radici radicate come quelle della quercia nelle viscere del tuo DNA, e tu non potrai mai dire montagna spostati se nel tuo subconsciente, nel tuo pilota automatico, non esiste questo programma. E quindi il fatto che molte persone si attacchino ai cani è perché il cane è un essere vivente che non ti dice mai no, acconsente sempre. Ora, io sono un amante dei cani, degli animali e compagnia bella, nessuno sta parlando male degli animali, sto soltanto cercando di farti capire del perché tu sei molto attaccato al cane e poco alla persona, al tuo prossimo, con la scusa che il cane ti capisce e gli altri non riescono a capirti. Tutte cazzate con la K maiuscola. Tu ragioni così perché da piccolino qualcuno nella tua famiglia si comportava così, in primis, o nel tuo entourage, in chi ti circondava, oppure alla TV, ok? E quindi ti è rimasto impresso quell'immagine nel tuo subconsciente. Ora, per avere almeno un equilibrio, non voglio dire di eliminare il fatto di amare più i cani rispetto agli esseri umani, però per avere un equilibrio, perché ricordati, tutto il mondo è paese, c'è la persona buona e la persona cattiva. Il fatto che tu abbia avuto esperienze negative nella tua vita o che qualcuno ti dica no e che ti piace invece ascoltare sempre il sì, sei bello, sei grande, sei forte, sei ricco, sei il numero uno, bla bla bla, e lì il tuo ego esce, ma quando qualcuno ti critica costruttivamente o distruttivamente perdi le staffe, bene, devi capire da quale figura ancestrale del tuo passato nasce tutto ciò e agire, cambiarla, eliminarla, se vuoi eliminarlo, cancellarla, con l'ipnosi DCS vera e professionale, anche con un solo audio MP3 DCS, una grande capolavoro, un'opera d'arte unica al mondo dal titolo No Passato Negativo, che trovi sul sito internet www.ipnologiassociati.com, d'accordo? Che ti cancella tutto ciò che ti impedisce di amare non soltanto i cani, ma anche il tuo prossimo, i tuoi familiari, la tua famiglia, come, o forse più, o diciamo come il tuo cane, va bene?
quindi fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni. Non pensare che non si possa fare nulla, non pensare che ti fanno perdere la pazienza quando il problema nasce da te nel tuo subconsciente, la soluzione sta nel tuo subconsciente se fai azione. Non devi credere perché l'ipnosi dicesse vera e professionale, non è né religione né politica, devi soltanto fare come ho fatto io dal 2008, ma anche prima da autodidatta, con l'ipnosi dicesse vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills ad oggi. H24, da più di 12 anni mi auto ipnotizzo, anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra, guarda un po', adesso mi dirà, ma è fuso sto soggetto? No, non sono fuso, sono carichissimo di energia, ragazzi, e come me centinaia e centinaia di persone nel mondo, se seguono alla lettera le istruzioni molto facili, alla prova di un nonno, alla prova di un pigro, alla prova di un idiota, addirittura mi fermo in sicurezza, addirittura ieri un signore guardandomi mi ha detto madonna mia, ma non invecchi mai? Oppure ho fatto gli esami, un po' fatto diversi esami, sangue, urina e compagnia bella, e un altro signore mi ha detto ma che cosa mangia lei? Perfetti! Ho detto no, utilizzo l'ipnosi vera e professionale, per cui ragazzi funziona, e la mia mission non è quella di venderti nulla, perché la vendita degli Audi MP3 DCS è di competenza dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills. La mia mission è quella di sdoganare l'ipnosi vera e professionale, il metodo DCS, metodo unico al mondo, che è diverso dall'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film, è la stessa ipnosi conformista e commerciale da cui io sono partito, l'ipnosi conversazionale, l'ipnosi di Milton Erickson, Dave Hellman, di Brian Weiss, ottime, nessuno dice il contrario, attenzione, ma diverse dall'ipnosi DCS, metodo DCS del dottor Claudio Saracino, che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills da due grandi poco conosciuti in Occidente, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, due artisti dell'ipnosi vera e professionale, d'accordo? Non credere a nessuna parola del sottoscritto, come ti invito sempre a fare, documentati, capirai che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa e dalla stessa Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e negli ospedali di tutto il mondo la si usa anche per anestetizzare chi è intollerante ai farmaci dell'anestesia, lo dico per gli ignoranti in materia, anche medici, perché poi bisogna aggiungere che su 100 medici al mondo solo uno conosce l'ipnosi vera e professionale, gli altri sono ignoranti in materia. E volevo anche aggiungere che anche lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, il Papa che sciava sulle montagne, che fece una rivoluzione nello stesso Vaticano, se te lo ricordi, qualche anno fa, bene, anche lui, come ha dichiarato nella sua biografia, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, infatti ne conosceva più di 12, per cui di cosa stiamo parlando? Sdogana la parola ipnosi da quello che i poteri forti hanno sempre diffuso, cioè quello della paura, della manipolazione, degli effetti collaterali, ok? Perché è un'ottima cosa, te lo posso garantire. E il metodo DCS funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto, per chi non può essere aiutato, vecchietti, bambini, adulti, sempre a fin di bene, perché c'è tanta gente, ragazzi, messa davanti alla TV, nel letto, vuoi volente o nolente, cioè consapevolmente o inconsapevolmente non vogliono essere aiutati. Bene, con l'ipnosi DCS tu puoi aiutarli anche con un solo audio MP3 DCS. Puoi veramente fare miracoli della mente. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi soluzione di CES del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla, quel quid che gli può cambiare la vita, come è successo a me nel 2008. E seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Queste sono famose frasi di un certo